L'idea primaria e lontana di scrivere un libro che usa le parabole nasce da una richiesta di mio figlio, quando era piccolo, adesso un adolescente, di scrivere un libro per lui e per i suoi fratelli. Ma nasce in maniera generale, e per questo è un libro per tutti, non solo per ragazzi, nasce da una duplice constatazione, è costante anche nelle mie conferenze e soprattutto negli incontri formativi, soprattutto nei weekend quando si sta insieme. La prima di queste due constatazioni è questa: sia piccoli sia adulti abbassano le difese quando c'è una parabola di mezzo, perché le parole a volte sono severe, ci puntano il dito contro, anche quando il relatore non punta il dito, lo sentiamo così, e suscitano naturalmente le difese immunitarie e la chiusura a riccio. La parabola invece è delicata, ha quella delicatezza, quella carezza che permette alla persona di aprirsi e mettersi in gioco. La seconda constatazione è la contemplazione della vita stessa di Gesù, cioè Gesù, parabola del Padre, che poteva parlare in tutti i modi che la sua saggezza poteva permettergli, decise di adottare il genere parabolico. Perché? Perché il discorso intellettuale o morale si pone in un punto dove lui è lì e tutti devono sforzarsi di arrivarci per capire, mentre la parabola è umile, raggiunge ognuno nel punto dov'è. Prendiamo per esempio la parabola del seminatore. Ogni volta che leggiamo questa parabola ci identifichiamo in una delle situazioni, magari una volta tra le locce, una volta tra le spine, o a volte anche nel seme che dà molto frutto. Quindi la parabola è dinamica. E questa è la sua bellezza e questa è la sua forza e questa è anche la sua umiltà, quasi l'umiltà di Gesù incarnato che viene incontro alla persona.